Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of My Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata che già dalla musica ci implicherebbe il fatto di doverci sbrigare. Noi ce la prendiamo comoda perché tanto possiamo. In ogni caso, ecco fatto, abbiamo aperto lo shortcut e possiamo di nuovo tornare indietro. Qui c'è qualcosa, sì, dobbiamo attivare quest'altro ingranaggio. Un po' più in basso. Ecco fatto. Chi cacchio ha aperto la porta? Entriamo! Ma tu dove sei? Signora! Ehi! Ma tu dove sei? Perbacco! Che cacchio siete? Caspita, ospiti! Ero talmente preso dai miei studi che non vi ho visto. Mi chiamo Strambic, sto studiando i Twomp e la loro storia della montagna. Come sono arrivati qui i Twomp? Perché sono così arrabbiati con tutto e tutti? Questi misteri sono l'unica cosa che mi solletica il cervello. In sintesi, studio il terreno, le rocce, tutto ciò che fa parte di questa montagna. Purtroppo non vi posso offrire nulla, ho il frigo vuoto, ma fate come se fosse a casa vostra. Ma perché siete così agitati? State facendo tremare i muri? Il vulcano è eruttato, ma mai sentito una cosa così grossa. Perbacco! Eruttato! Avete detto eruttato! Cosa? Cosa? Poco fa la cima del vulcano è esplosa, e perché? Non me l'avete detto subito, cosa aspettavate a dirmelo? No! Tutta la mia roba va a fuoco! Dannazione! Stiamo andando a fuoco! I risultati di anni e anni di esperimenti andranno in fumo! Uff! Per mille provette quel Twomp esploderà! Spegniamolo prima che si riduca in cenere il laboratorio! Allora, aspetta. Ecco fatto. Non mi ricordo quanti colpi d'acqua ci vogliono effettivamente. Io farei 5. Dovrebbero bastare. Forse anche uno in realtà. No, uno no. 1, 2, 3, 4, 5. Me ne servivano di più, era palese. Probabilmente 9. Però vabbè, ormai. Ecco fatto. Un attimo. Acqua. Uno spruzzo d'acqua. Uno spruzzo spegne il fuoco. C'è qualcosa. Sento qualcosa. Qualcosa che mi solletica il cervello. Sì. Che succede? Qualcosa mi solletica il cervello. Perbacco, i ricordi della mia giovinezza sono cambiati. Che cos'è? Potrebbe... Sì! Sì, collegamento mentale! Eccolo qua. Vediamo. Oh, ma guarda, è proprio la stessa figura. Perbacco. Vabbè, il mio laboratorio è andato. Grazie per l'aiuto, ma sembra che il mio laboratorio sia andato. Niente paura però, ho saputo che ne affittano uno vicino alla selva V. Credo che mi trasferirò lì. Mi è venuta voglia di studiare il paranormale. Vado, ma ho la sensazione che ci rivedremo presto. Ciao. Mario, sto ricevendo un messaggio dal professor Strambic del futuro. Ragazzi, mi sentite? Ho appena fatto una grande invenzione. Si tratta di un macchinario in grado di fermare qualsiasi eruzione vulcanica. Incredibile, come hai fatto in così poco tempo? Non so dove mi sia venuta l'ispirazione. La chiamerò Acquagetto 4000. Il nome è tutto un programma, ha potenza da vendere. Siete curiosi di vederla in azione?
E vai! Ok, userò la breccia temporale per mandarvi lo spruzzetto. Fate attenzione, ragazzi. Basta premere qui. E glughete, glughete, glu. Ed è così che consumò le riserve idriche di tutto quanto il palazzo. Mi fa ridere che proprio ci entri con nonchalance l'acqua. Pff, è diventato un geyser ora. Sì, con che precisione. Ci penso io. Ecco fatto. Ah, bello, no? Beh, la dimostrazione è finita. Volevo solo darmi un po' di aria. A dopo, ragazzi. Perché sì, tanto. Lasciamo perdere i paradossi temporali. Almeno ora possiamo entrare nel cratere. E vai, possiamo entrare. Vabbè, è stata proprio una roba velocissima che probabilmente avrei addirittura potuto fare la scorsa puntata. Ma secondo me come inizio di una puntata ci stava bene anche questo. Vediamo, va da Luigi. Ecco fatto. Allora, cosa usiamo? No, va bene il salto, dai. Stavo pensando se usare il tascategnaccio, ma... Uno e due, tanto vale fare così, facciamo prima. Da chi vai? Da Mario. No, troppo presto. Ma a pelo proprio, eh. Da Mario. Ecco, questo qua che è arrivato con nonchalance subito, l'abbiamo preso. L'altro che è arrivato tranquillo, calmo e sereno, no, bravo. Perfetto. 21esimo livello per Mario. Allora, io... un po' di baffi, Mario. Non ti farebbero schifo, per carità. Noi... non mi ricordo quanti baffi avevamo in Superstar Saga già al 21esimo, però sicuramente ne avevamo qualcuno di più. E a parte la velocità, non ho niente da aumentarti che abbia abbastanza punti. Beh, dai, un 3 di attacco, mi accontento più che bene. Quel 4 di attacco, Gigi, invece a te sicuro schifo non ti fa, dai. Bello, un bel 5 di difesa, dai, dai, bravo Gigi. Gigi è meglio aumentargli l'attacco, però vabbè. Dobbiamo anche uno un po' variare. Lo sapevo. Dicevo, dobbiamo un po' variare perché giustamente non possiamo aumentare solo una statistica perché sennò non prendiamo abbastanza bonus. Ecco fatto. Da chi vai? Ecco fatto. Allora, vai Gigi. Uno e due. Chi uccidiamo? Questo qua. Uno e due. Gigi anche lui, però effettivamente è carente di velocità e dobbiamo aumentarlo. Su quello non ci piove. Effettivamente al prossimo giro forse più che l'attacco dovrei aumentare la velocità. È vero. Andiamo a vedere se abbiamo ovviamente lasciato dietro qualcosa, visto che l'altra volta siamo corsi via da questa montagna. Quando è che troviamo i gusci rossi però? Che palle. Uno e due. Vorrei iniziare ad usarli perché vabbè, non sono il best oggetto di questo gioco, per carità. No, troppo presto. Vabbè. Però, perlomeno sono utili. Sono utili perché si spostano da un avversario all'altro. Schifo di sicuro non mi fanno. Vediamo. 200. Beh, allora, devo dire che effettivamente i tanuki forse sono i nemici che in questo momento ci stanno dando più punti esperienza. Forse, ecco, esatto, dovrei... tornare indietro, non ti dico adesso, in questa 138. Bravo Mario. Dicevo, dovrei tornare indietro in questa zona. Troppo presto. Appena abbiamo l'occasione.
Appena ne abbiamo l'occasione, dobbiamo tornare indietro in questa zona per uccidere più tanuki possibili. I cubetti non ci danno veramente nulla di punti esperienza e vabbè, li saltiamo. Però già solo con 4 di questi facciamo 300 punti esperienza. Quindi una decina di questi riusciamo a salire di livello circa. Magari... no, effettivamente più andiamo avanti più dobbiamo aumentare la quantità, quindi... o andiamo già nelle zone finali appena riusciamo a livellare. O tornare... in queste zone più avanti non avrà un senso. Come ho detto e... vabbè, lo ripeto spesso, effettivamente... non ho conoscenza così ampia di Partners in Time per dire quale zona sia migliore di farming. Ma in realtà io non saprei neanche dirvela in Superstar Saga qual è la migliore zona di farming. Se non il castello finale, che vabbè, in realtà ho fatto un paio di giri e niente più, eh. Non è che ho farmato chissà quanto e chissà dove. Però lì siamo arrivati al livello 50 senza nessun tipo di problema, per carità. È vero che avevo il... come si chiama? L'oggetto speciale che ci aumentava la quantità di punti esperienza. Ma per carità, è una percentuale minima rispetto a quello che comunque è il guadagnare punti esperienza. Dai caro, tirami su! Io no, tira su, io sta giù. Non fare così, caro, c'è rimasto un po' di fuoco, buttati dentro a quello. Ehi! Siete stati voi, vero? Siete stati voi a spegnere il vulcano con tutta quell'acqua. Dai, ma guardatevi, è evidente, siete due idraulici. Per colpa vostra adesso mio marito è triste. Buttarsi nel vulcano è la sua passione. Mostri, erano mesi che aspettava l'eruzione annuale. Vulcano no, fuoco. No, è vulcano, è montagna. Lo sentite? È tutta colpa vostra. Forza, ridateci il divertimento. Ci aiuterete? Parlate. Non ci volete aiutare, vero? E allora vi tratterò come meritate. In guardia. Let's go. Oh, i pidocchi. Allora. Ma io, te. No. Usiamo il tascadegnaccio, dai. Andiamo così che tanto è un nemico solo, quindi... Uno e due. Per adesso, sì, effettivamente non è stata la grande idea usare il tascadegnaccio, ma era giusto per utilizzarlo. Ops, ho sbagliato. Vabbè, ulla, 231 di danno, mica male. Credo che l'unica giusta sia questa qua in fondo, che c'ha i denti dritti. Proviamo. Dai, usiamo il guscio che non lo usiamo mai. Comunque... molti di voi mi hanno detto segreti di molti strumenti fratelli che non conoscevo. Luigi, Mario. Ah, ho sbagliato. Non ho fatto in tempo. Porca miseria, che male. Questa cosa dell'utilizzare il... la spilla che ci dà tutti quei punti, quel danno, mi sta ritorcendo contro. Vabbè. Ecco fatto. Gigi, dai, riprenditi un po', per favore. 53 di danno. Minchia. Non mi ricordavo che li schiacciasse. E ti pareva. Cacchio. Non ho fatto in tempo mai a evitarli. Faccio schifo. Vabbè.
andiamo di fiore clone, ma giusto per utilizzarlo, non per altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e via. Ho sbagliato perché ho perso il ritmo e ho continuato a pensare che fosse Baby Gigi. Stupido, stupido, stupido. Devo... è perché io, come ho già detto, c'ho sto problema che vado meglio con i ritmi veloci piuttosto che con quelli lenti. Quelli lenti mi destabilizzano. Ecco, questo qua davanti è quello dritto, è quello giusto. Ecco, fatto. Andiamo di nuovo di... andiamo di questo. 1, 2, 3, 4. Allora, Baby Mario e Luigi, Baby Luigi. Morto? Ho fatto un po' schifo a sta boss fight, effettivamente. Ho fatto un po' schifo. Perdonatemi, sono anche stanco. Baby Gigi sale di livello, ma Baby Mario no. Va bene così, va bene così. Bello! Quel bel 6, quanto lo amo. Mi avete detto che il massimo è il 7. Non ne ho ancora visto uno. Probabilmente perché... continuando, appena vedo un 6, subito vado. Caro, mi hanno sconfitto! Voi, testa di cazzo! Voi, stupidi! Trattare bene le signore! Oh, caro, sei di nuovo felice! Capito, Totaito? Volete salvare bella signora? Vuoi saltare in vulcano per salvare bella signora? Voi giovani, e no furbi, forti, ma stupidi, però... salvare signora è buono! Ma volete andare veramente? Noi entrare in montagna, no è vulcano, ma è uguale, vuoi saltare su di me? Dai, Luigi però. Luigi! Oh, mi sono dimenticato di me stesso. Oh no, faccio schifo anche da bambino. Però sono carino. Ma troppa forza. Volava via. Oh, com'è eccitante. Caro, voglio venire anch'io. Tu pesa troppo. Cosa? Come osi? Screanzato. Lo sapevo che l'avrebbe detto. È una cosa così da cartone animato dire screanzato. Ups, lei è arrabbiata e io paga. Ora voi sa perché trattare bene signore. Voi cercare qui bella signora. Lei rapita? Bello, mi piace sto posto. Ma che posto è? Ci sono afa, un fetore incredibile, pericoli a Yosa e lava da vendere. Lo adoro. Quasi quasi mi faccio costruire il mio castello per le vacanze. Che bel posto! Che postaccio! Fa caldo, c'è puzza, ci sono pericoli e fuoco a ogni angolo. È stupendo! Un giorno ci farò costruire il mio castello per le vacanze! E tu chi cacchio sei? Ehi, tu! Ehi, tu! Questo posto è mio! Ma sparisci, vecchio! Questo posto è mio! Ah, ma che strano! Sembri una versione più grossa e più grassa di me! Copione! No, copione sarai tu, tappo! Ma fai pure, copiami quanto vuoi, tanto l'originale sono io, tu sei solo un poppante! Viva la sacra ignoranza! Sei proprio un grande maleducato! Sei il figlio di un catenaccio! Chi? Io? Sei tu che hai un caratteraccio testa di gumba! Non diventerà mai nessuno!
Testa di cazzo! Storia molto lunga, ma io ho capito. Grosso Bowser è in fondo a Vulcano. Ok, voi sbriga e salva bella signora. Quando volete salire mi dice. Moglie arrabbiata, ma io risale lo stesso. Io uomo forte. Allora, qua è chiuso il percorso, vero? Cioè, so che questi sono degli shortcut che ci ripermette di tornare qua, ma sono tutti chiusi. Perfetto. Allora, io direi di salvare e di salutarci qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.